Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, come la persecuzione degli ebrei, senza mai però ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Alle fosse ardeatine non sono stati barbaramente trucidati degli italiani dai tedeschi, sono stati barbaramente trucidati degli antifascisti. È una cosa ben diversa, è per questo motivo che furono scelti e trucidati con la complicità dei fascisti. Infine ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile dello scorso anno e temo oramai nemmeno in occasione del